Ciao amici, aia, c'è un dente di Boxy Boo. La scorsa volta in Costruisci per sopravvivere avevamo costruito Boxy Boo e siamo all'interno della bocca di Boxy Boo. Oggi mi sono vestito a tema per mercoledì. Cercate di trovare un nome perché è difficile per me capire come mi chiamo da mercoledì. Se dovessi iscrivermi alla Nevermore Academy, come mi chiamerei? Loccorledì? Lockercoledì? Come dovrei chiamarmi? Quindi, resettiamo questa casa e... puff! Abbiamo fatto sparire tutto. Ora dovremo costruire una cosa abbastanza nera. No. Perché sta arrivando Baldi? No, Baldi dovete sapere che è un insegnante. Ci sono stati molti giochi su di lui, ma non è un insegnante della Nevermore Academy. Ah, è anche troppo colorato. Vai via, vai via. Baldi, Baldi, ho appena distrutto casa. Quella di Boxy Boo era sicurissima. Ci faremo ammazzare. Sapete cosa? Adesso mi vado a cambiare e metto la divisa anche su Roblox. Compriamo questa qui per 5 Bobux e questi pantaloni per altri 5 Bobux. Ed eccoci qui, siamo pronti per essere dei veri mercoledocchi. C'è qualcuno che mi ha colpito la costruzione di Boxy Boo dal mio video. Che bravi. Allora vedete i miei video, bravi. Vi facciamo vedere chi è il vero Boxy Boo. Vi facciamo vedere come si combatte quel Boxy Boo con un altro Boxy Boo. Adesso costruiamo la nostra casettina mercoledì Adamsosa. E se arriviamo in questo momento a 10.000 mi piace, quindi ognuno che sta guardando il video deve metterci il suo, deve dare il suo contributo, facciamo anche questa casa con l'occhino su Minecraft. Però qua abbiamo sbagliato qualcosa, perché dobbiamo fare 1, 1, 1, 1. Aiuto. No. No, chi siete voi? Aiuto. No, sto costruendo, per favore. No, Bendy. L'uniforme della Nevermore Academy è a righe nere e grigie e noi abbiamo appena completato l'ingresso della casa. Ora, prima che arrivino altri killer, cerchiamo di stare in un punto un pochino più alto. Ok, non dovrebbero mai arrivare fino qua sopra. Aiuto! No, chica! Questi polli schifosi. No, gallinella. No, gallinella. Quanto salti! Mi ha decapitato la testa. Come nel video di Locchino che uscirà domani se lasciate un mi piace. Guardate come sono veloce a costruire. Non riusciranno mai a salire. Sembra più una prigione che un vestito a righe. D'altronde anche in prigione c'hanno i vestiti a righe. Fatemi uscire, per favore. Fatemi uscire da questa prigione. E ora che abbiamo completato il davanti della nostra divisa, dobbiamo fargli la cravattina e il colletto bianco. Che io ce l'ho, è qua sotto. Colletto bianco. Quindi colletto bianco e cravattina. E abbiamo fatto anche il colletto. Ora dobbiamo fare il logo della Nevermore Academy, che sarà abbastanza difficile. Sì, è abbastanza difficile perché non riusciamo, abbiamo troppi blocchi. Ora dobbiamo creare due grandi trecce. Non so come creare le trecce. Giusto, facciamo delle spirali. Purtroppo non c'è un color pelle, quindi metteremo un colore pallido invece che pellido. Pelle. Meno male che non ho detto l'altra cosa che assomiglia a pelle. Palle. Ah! Con tutti i soldini che stiamo accumulando, mercoledì è famosa per avere... Aia! Che è Baldi muscoloso! Aiuto! Yeah. Non sei insegnante la Nevermore! Guarda che accademia c'ho io sulla mattutina! Non c'ho la Baldi Academy! No! Va bene, Loccoledì è abituato a morire. Non mi importa. E invece sì, dai, dove sono le sue mutande? Cosa stai facendo? Baldi, ma che professore sei? Sono una trottola. Sono ancora vivo. Posso scappare? Cosa stanno rincorrendo loro? Io sono qui! Baldi muscoloso! Baldi? Baldi, vai via! Scompari! Ora! Scopari! Abbiamo bisogno di un'arma e qui in alto a destra abbiamo i nostri soldini. Quindi presto vedrete Mercoledì che ucciderà qualcuno con le sue armi. Qual è l'arma preferita? Quale arma usereste voi? So che non è bello da chiedere, non si dovrebbero usare le armi. Ma se ci fosse un apocalisse Adams, che arma scegliereste voi? E abbiamo appena finito i capelli di Mercoledì Adams. Usciamo e andiamo a vedere com'è venuta Mercoledì Adams. Almeno l'inizio di Mercoledì Adams. Sapete che per essere Roblox è difficile. Su Minecraft vi garantisco che è identica all'originale della serie Netflix. Mercoledì è quasi finita. Non è splendente, non è radiosa. Mercoledì Adams deve essere triste. Sta arrivando uno tsunami.
Aiuto! Ha bagnato tutto il mercoledì. Leva via tutto il trucco bianco dalla faccia. Perché non esiste il rosa in questo gioco? Così è molto più mercoledì. Aiuto! La cosa bella di Roblox, di questa modalità, è che se non avete Minecraft, non potete giocare a Minecraft, non avete le mod, in questo gioco di Roblox, che è gratis, si possono fare tutti casa contro casa che volete. Potete sfidare anche il vostro amico, lo invitate nel server e a fianco a casa vostra potete fare un casa contro casa. Infatti ho in mente di farne uno con l'occhino su Roblox, se lasciate un mi piacino. Ora, aggiungiamo la porta. La porticina, mettiamo questa porticina, però prima dobbiamo fare un buco. Aiuto! Posso entrare nella mia casettina? Sì! No, non ho tappato niente! Stanno arrivando tutti i fratellini mercoledì! Aiuto! Sì, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Scappa! C'è qualcuno lì a casa mia! Dobbiamo cercare di cadere! Si stanno arrampicando! Aiuto! Così! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Siamo mercoledì! Siamo preparati ai licantropi! Siamo preparati a... aiuto! Ai vampiri! Siamo preparati alle streghe! A tutto! Niente ci può far paura, perché noi siamo l'occoledì! L'occorcoledì! Dovete scrivermi per forza il nome di cosa sono io, non so più cosa sono. E abbiamo completato la casina di mercoledì, ora facciamo gli interni. Adesso ti apro, vai, entra dentro, bravo. Dobbiamo abbellirla un po', stavo pensando di fare qualche finestrella, così che possiamo vedere attraverso il vetro. Uno con la pizza sulla maglietta. Possiamo vedere tutti i nemici che arrivano e noi possiamo armarci di conseguenza e ucciderli, perché a me piace uccidere. Spero che capiate che sto scherzando, che è Roblox, è mercoledì che dice queste cose, non io. Anche se a me piacerebbe uccidere. Sto scherzando! Però almeno una persona, un professore. No, sto scherzando. Oh, ciao, trollini! Hanno capito che stavo trollando, stavo scherzando. Come ci si sente a vedermi ma non potermi toccare? È come i club, guardare ma non toccare. Nessuno tocca mercoledì, perché sennò mercoledì ti tocca il doppio. Magari con un'arma, e possiamo comprare un'arma. Compriamo? Io vorrei questa, la cuore oscuro. Costa 2000, manca così poco e poi avremo l'arma, la spada di mercoledì. E ora mega televisorone a casa mercoledì per vedere il telegiornale e dire... quanti reati abbiamo commesso. Vediamo se li hanno ripresi tutti alla televisione. Qualcuno che non ha messo mi piace, trovato in una cantina. Vi ricordate la lavatrice, il modo in cui io lavo l'occhino? Potrebbe essere benissimo un metodo di tortura per mettere a 180 gradi una persona. No, quello è il forno. A 90 gradi, che la pelle che cuoce dentro inizia a girare. E la testa mi fa... così lavo l'occhino. Viene sterilizzato, eh. Frigo dove possiamo conservare un po' di arti umani. E un forno dove cuociamo le unghie delle persone. Secondo me a mercoledì gli serve questo. Oddio, che spavento, cos'è quello? È un killer, c'ha il coltello. Manca pochissimo e potremo prendere anche noi la cuore oscuro, la spada di mercoledì. Potremmo anche fare un cerchio un po'... sì, una stella infuocata. Un centro perfetto. Il rituale sarà compiuto all'interno di queste fiamme. Volete venire qui al centro della mia stella rituale? Perché casa di mercoledì è stata completata. No, lasciami stare. Aiuto! Non è della Nevermore Academy sto maestro. È un maestro cattivo col bastone. Ai! Mi ha ghigliottinato. Se volete vedere il video di Locchino che costruisce casa di mercoledì e casa a mano, lasciate un mi piace con la vostra manina. Facciamo la camera da letto così. Abbiamo raggiunto 2000 euro e possiamo comprare la spada. Quindi, però prima di comprarla, volevo abbellire casina e abbiamo fatto queste finestre gotiche. Sembrano finestre da chiesa. Possiamo mettere anche qualche colonna. E qui sotto si scende nella nostra casina. E ho deciso di fare la stanza un pochino più bella. Ecco il letto. No, il letto è rosso. Facciamo che è rosso, rosso sangue. Posso unire i letti? Ho fatto un lettone gigante. Mercoledì dorme con un sacco di licantropi. Un comodino, un altro comodino. E qui ci sarà il bagno, perché anche mercoledì fa la cacchina. Cioè, sembra che è cattiva, anzi cacchina. E nella serie non si vede mai fare la pipì. Ma sapete cosa? Tutti, anche i cattivi, fanno
i loro bisognini e lo mettiamo in un bel bagno di marmo. Con una bella porticina e si entra nel bagno di mercoledì con il lavandino, il water e la lavatrice. Ci sediamo un attimo. Ah, eccoci qui, scusate un attimo, devo... che forse non dovevo. Oh, una nemica di mercoledì abbiamo qui, sento fulmini e tuoni. Bene, perché è arrivato il momento. Se mi vedete bianco è perché ci sarà tanta oscurità adesso. Ci sarà troppo nero, non potevo stare col vestito nero, l'avatar nero e la spada nera. La Dark Heart, la spada oscura. Vediamo se one shotta. Zà! Ah no, ma questa è una giocatrice, ma poverina. Dobbiamo sopravvivere. È un temporale, ci sono i fulmini. Ecco perché volevo entrare in casa. Entra dentro, entra dentro. Vieni, vieni, che sono i fulmini. Aiuto, ho capito adesso che cos'era l'assassino. È il temporale. Se vuoi andare in bagno è qui il piano di sopra, eh. Ora abbiamo un attimo di tranquillità prima che arrivi l'assassino, che mercoledì sconfiggerà facilmente. Vero mercoledì? Guardateci, non siamo uguali. Zac! La cuore oscuro, la spada che risucchia le anime e l'oscurità delle persone. Sto cercando di uccidere lei ma non riesco. Aspetta, è arrivato qualcuno. È arrivato un omino verde, il Natale. Mercoledì è un po' come il Grinch, odia il Natale. Ti uccido! Li ho uccisi tutti e due con un solo colpo. La mia spada! Dove è andata? Meno male che ce l'ho ancora. Volete entrare in casa mia? Beh, vi do io il benvenuto. Se volete vedere il video di Locchino che costruisce casa di mercoledì e casa a mano, lasciate un mi piace con la vostra manina. E ci rivediamo domani. Se lasciate un mi piacino lo pubblico subito domani. Ciao!